Ameria Radio presenta Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche ascoltatrici, cari amici ed ascoltatori e imprenditori, buongiorno. Noi abbiamo iniziato da qualche settimana una riflessione sulla nostra rubrica Parole di Impresa sul processo di bilancio. Processo di bilancio che chiaramente inizia, si deve fare alla fine dell'anno, ma poi sappiamo perfettamente che inizia già dal 1 gennaio e in particolare tutti i mesi sarà necessario e opportuno che in qualche modo venga stilata una sorta di bilancio, una situazione gestionale abbastanza provvisoria, e questo ovviamente impatta anche il conto economico in maniera abbastanza importante. Quali sono le cose da vedere con priorità? Allora, se qualcuno vi dice che bisogna guardare tutto, quindi bisogna vedere tutti i mesi la stessa cosa che viene fatta alla fine dell'anno, insomma, è un soggetto non particolarmente ragionevole, e forse una persona che magari non è a diretto contatto con la realtà, perché queste cose non è possibile in corso d'anno. Però ci sono, diciamo, una sequenza di attività da svolgere che in un'ottica di chart, in un'ottica di appunto sequenza, ci dà la possibilità di poter assolvere una funzione di proxy, di avvicinamento abbastanza importante a quello che può essere il risultato del bilancio di fine anno. La prima cosa da osservare, ovviamente in sequenza, guardando un po' lo scalare del nostro conto economico, sono i ricavi, quindi il fatturato. Verificare quante sono ancora le poste, le partite che dobbiamo fatturare, perché chiaramente può fare la differenza. Ovviamente dovremmo vedere anche la parte passiva, diciamo, tutti gli acquisti che sono stati in qualche modo ordinati e che non sono stati fatturati, insomma c'è un gap importante colmarlo. Per l'attività di magazzino, di produzione del magazzino, capisco perfettamente che non è una cosa molto veloce da fare, ma per questo ci potremmo aiutare con i sistemi gestionali, cioè prendere il discorso al contrario, vedere quanto c'è consumato e poi provare a utilizzare le poste patrimoniali ed economiche per poter colmare la differenza. È molto molto importante comunque che a regime, in corso d'anno, il conto economico sia, pur provvisoriamente, pur sinteticamente, interessato e coinvolto per quelli che sono i beni, diciamo, che sono stati consumati, e quindi dove c'è una diretta correlazione, un sinallagma con il fatturato, che poi si trova, diciamo, alla sua voce di riferimento. Altro elemento abbastanza importante sono i costi per i servizi. Noi sappiamo che i servizi, insomma, si parla un po' di tutto quello che non si acquisti, tutto quello che non è ammortamento, tutto quello che non è personale, insomma alla fine diventa servizi. Sono le bollette pagate, la bolletta dell'energia, la bolletta dell'acqua, come pure la parte del leasing, gli affitti, tutte queste cose. Quindi capite, cari amiche e cari amici, che insomma questa posta è particolarmente importante. Ci fermiamo un attimo qui per poter dire: abbiamo in qualche modo definito il valore aggiunto come espressione dello scalare, e poi per le altre poste faremo una riflessione insieme giovedì prossimo. Intanto per oggi è tutto, vi auguro una buonissima giornata dal vostro Umberto Alunni e ovviamente dalla vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.